Amici di Piero da Saronno, buonasera, bentornati. Campionato di Serie C2, esordio stagionale per il Basket Rovello. Vi presento i giocatori di questa sera. Con il numero 6 Mosconi, con il numero 7 Lanzi, con il numero 8 Galli, con il numero 9 Bottinelli, con il numero 10 Gorni, con il numero 13 Bosa, con il numero 14 Borghi, con il numero 15 Terraneo, con il numero 17 Porro e con il numero 20 Pancino, allenati magistralmente da Manuel Ciglio, con i suoi assistenti Matteo Alberio e Fabrizio Bulzoni. Buona partita a tutti. Siamo con Gianluca Frassinelli, capo allenatore della pallacanestro Ardor Vollate. Come hai visto questa serie i tuoi ragazzi? Ma abbiamo fatto un primo tempo abbastanza sottotono. Atleticamente probabilmente abbiamo la preparazione ancora che ci con le gambe imballate, perché sì. Onestamente oggi c'era molta differenza dal punto di vista atletico. Sì. Secondo me abbiamo fatto fatica a tenere gli uno contro uno e quindi poi nel secondo tempo abbiamo dovuto utilizzare la zona per poter recuperare un po' di gestire fiato. Perché onestamente a uomo oggi non c'era partita, quindi onore anche al Basket Rovello. Grazie di Rovello. Sì. Ho visto i ragazzi molto giovani, però ho visto poca gente con tanta esperienza e tanta gente con tanta voglia di giocare alla pallacanestro. Sì, no, in realtà il nostro gruppo sono tutti nostri ragazzi, a parte il 13 che è il lungo, che oggi però abbiamo usato poco perché anche lui ha fatto un po' di difficoltà. Sì, siamo onestamente giovani, però arriviamo già da un anno di esperienza in Serie C, quindi ci aspettavamo un impatto diverso in queste prime due giornate. Non posso dire di essere soddisfatto, però d'altra parte mi ha sbagliato anche tanto i tiri liberi. Io non so la percentuale, però non so se facciamo il 50%. Sì, probabilmente in categoria non puoi permetterti queste percentuali. Poi onestamente Rovello ha giocato intenso per tre quarti, sicuramente sopra di noi, ha meritato. Quindi i ragazzi di Rovello secondo te faranno una buona Serie C, e li hai visti bene? Beh, loro rompendo l'acqua oggi, la prima vittoria categoria, sì. Quindi per loro anche storica, per voi storica, quindi sicuramente giocando a questo livello si giocano molte partite, a parte con le prime 3-4, sì, sono quelle imprendibili, però onestamente questa intensità è una buona intensità di categoria, si è dimostrata una squadra che può stare in categoria tranquillamente. Benissimo, grazie. Niente. Ci vediamo al ritorno. Alla prossima. Buona serata. Arrivederci, ciao. Siamo con Valerio Bacuzzi questa sera a riposo per turnover, però è stato nominato miglior giocatore del torneo Malacarne. Dici come hai visto questa partita stasera dai tuoi ragazzi? Allora, li ho visti molto, molto bene, hanno giocato veramente un'ottima partita. Sono fiero di loro. No! Datevi una forte. No, sono fiero di loro, hanno fatto un'ottima partita, mi spiace essere stato fuori questa volta, questo turno, ma vabbè, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con loro. Toccava a te, quindi. Toccava a me stavolta, peccato. Però hai vinto un grande miglior giocatore come veramente il torneo Malacarne di Cervenate, quindi hai già cominciato molto bene la tua stagione, sì. Hai dato anche uno schiaccione, un contropiede fantastico, quindi farti i complimenti perché è stata veramente una bella partita. Ci vediamo alla prossima partita, quindi Valerio, alla prossima, ciao caro, ciao a tutti. Buonasera, abbiamo con noi Lorenzo Lanzi, nuova entrata nella pallacanestro di Rovello, autore questa sera di una bellissima prestazione. Allora raccontaci un po' come hai visto la tua partita. Personalmente abbastanza buona, ho cercato di dare il mio apporto alla squadra e fare quello che so fare meglio e quindi niente, sono contento di come è andata. Come ti trovi con il tuo nuovo gruppo? Tu l'anno scorso eri alla pallacanestro Cantù, se non vado errato, sì. Come ti senti in questo nuovo gruppo? Niente, è un gruppo fantastico, facciamo sempre gruppo e ci divertiamo e fatichiamo insieme. Perfetto, allora ci vediamo tra 15 giorni con una bellissima partita ancora per te. Alla prossima, ciao Lollo. Ciao, grazie.